dalla redazione di Stato Quotidiano e ben ritrovati a Rassegna Stato, giovedì 24 novembre 2016. Diamo come sempre un'occhiata alle principali notizie della giornata. I titoli. Foggia, accoglienza richiedenti asilo. Prefetto chiede apertura nuovi SPRA, sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Incontro con i sindacati della Capitanata e i componenti del Consiglio Territoriale. In provincia di Foggia ci sono 6 centri di accoglienza straordinaria per complessivi 207 posti. Foggia, CUP riuniti, Barone, tutelare lavoratori. La consigliera pentastellata evidenzia come la GPI abbia assunto altre 9 risorse, oltre questi 23, aumentando evidentemente le spese per il personale. Foggia, approvazione debiti fuori bilancio, soddisfazione Landella. Il sindaco di Foggia, l'approvazione di 108 debiti fuori bilancio per un totale di circa 3 milioni e mezzo di euro è un passaggio significativo per l'attività del Consiglio Comunale e dell'amministrazione comunale. Manfredonia, brucia BMW, fiamme danneggiano altri mezzi. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di Manfredonia, non prima di essersi propagate verso altri 2 mezzi parcheggiati nei pressi. Foggia, sfruttamento prostituzione, controlli carabinieri. I carabinieri della compagnia di Foggia e della compagnia intervento operativo del battaglione Puglia di Bari hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla repressione dello sfruttamento della prostituzione. Parrucchieri di Manfredonia protagonisti di selfie, le cose cambiano. Decisivo per l'evolversi della trasmissione, nel dietro le quinte anche l'infaticabile lavoro di Lenucci Parrucchieri di Manfredonia. In studio Pietro Lenucci, che ci parlerà di questa partecipazione a Canale 5. Buongiorno Pietro. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato in redazione. Da un po' che collaboro con Simone Belli, che è un truccatore molto affermato a livello nazionale e internazionale. E tramite lui mi è stata fatta questa proposta di partecipare come parrucchiere nello staff di Selfie, le cose cambiano, di Simona Ventura. Ho accettato con grande onore e mi è stato affidato il compito di curare l'immagine di alcuni personaggi del calibro di Paola Caruso, Stefano De Martino, Mariano Di Vaio, Aldo Montano e tanti altri. E in più curo anche l'immagine dei concorrenti in studio. Ecco Pietro, penso che questa non è la tua unica esperienza, giusto? Giusto, infatti. Dal 2007 che collaboro con stilisti del calibro di Fendi, Chanel, Gucci, Valentino, Armani, un po' di questi stilisti. Beh, un bel curriculum, che dire. Noi ringraziamo Pietro Lenucci per la sua partecipazione e continuiamo la nostra rassegna. Non segnò per soccorrere avversario, premio a Baby del Foggia. Non mi aspettavo di avere un riconoscimento per aver fatto una cosa normale, dice il giovane Francesco Pipoli. Sport, Foggia fuori dalla Coppa, gioia Matera. Con un gol al 15° del primo tempo siglato da Carretta, il Matera ha battuto il Foggia allo Zaccheria, qualificandosi al terzo turno della fase finale della Coppa Italia di Lega Pro. Bene, anche per oggi termina qui la nostra rassegna, per approfondimenti statoquotidiano.it. Prima di salutarci ringraziamo i nostri sponsor che sono Libergoli Spreumatici, Agriganele, i sapori della nostra terra, Biondi Bissi Serramenti, Big Paninomania Nunzio. Grazie a tutti per l'attenzione, a domani.